All'inizio la casa di Kremisan era una casa di formazione soltanto per l'ispettoria del Medio Oriente, perciò fino agli anni 45 era casa di noviziato e aspirantato. Nel 45 si è aggiunto la filosofia, gli anni di filosofia, e per questo è stato necessario anche nel 29 l'ampliamento della costruzione. Allora, per Kremisan sono passati logicamente parecchi superiori maggiori. Il primo che è arrivato è Don Rua, che è arrivato in Terra Santa due volte come pellegrino, nel 1895 la prima volta e poi nel 1908. E qui a Kremisan, nel parlatorio attuale, si conserva il ricordo di una camera dove è vissuto Don Rua, e c'è lì una fotografia, una lapide anche che ricorda il suo passaggio. La casa di Kremisan si trova al centro di una vasta estensione di terreno agricolo coltivato a vigneto ed uliveto. Vi si produce del vino bianco e rosso di ottima qualità, tanto da vincere anche dei premi a livello internazionale. L'olio prodotto è ancora più meritevole di plauso. La spremitura a freddo, infatti, ne garantisce il sapore e l'integrità fino a tavola. Kremisan, quindi, non è solo sinonimo di spiritualità e cammino di formazione, ma è anche una bella azienda agricola indispensabile in questa zona, perché dà lavoro a persone che tirerebbero avanti solo con sussidi internazionali se non avessero uno stipendio. La cantina di Kremisan produce 8 tipi di vini, 6 vini secchi e 2 dolci. Di totale la produzione annuale sono 1.800.000 bottiglie all'anno e piano piano stiamo aumentando la quantità. Qua facciamo un olio extravergine, abbiamo 1.500 alberi di olive. Noi produciamo 2.200 litri di olio nelle annate buone e 1.300 litri di olio nelle annate scarse. Per noi Salesiani avere un'azienda agricola vuol dire, primo, creare questa mentalità di azienda sociale, una dove contemporaneamente le diamo un buon uso alla terra, e intanto che custodiamo come ce l'hanno affidato la Chiesa, e aiutiamo le famiglie offrendo lavoro ai contadini della zona, e continua anche la missione originaria di prendere fondi per l'autosostenibilità delle opere salesiane qua in Terra Santa. Thank you.